In caso di atrofie ossee importanti, quindi in caso di mancanza d'osso, cosa facciamo nell'arcata superiore mascellare? Nel video precedente vi ho parlato dell'impianto pterigoideo. Oggi vi parlerò dell'impianto nasale. Andiamo a vedere l'anatomia. Vediamo l'anatomia dell'osso frontale, vediamo l'osso nasale e noi andremo a sfruttare la parte laterale dell'osso nasale. Andiamo a vederlo meglio in dettaglio su uno scheletro, diciamo, in resina. Questa linea rossa è il seno mascellare, quindi noi dobbiamo evitare questa parte qui. Io cosa faccio? Vado all'interno dell'osso mascellare e vado a posizionare l'impianto in questa posizione, quindi in modo inclinato con un impianto molto lungo. Andiamo a vedere dei casi. Eccolo qui, questo aveva un'atrofia veramente importante, osso ce n'era pochissimo, sono riuscito a inserire due impianti corti nella base del naso e due impianti laterali, sempre nasali. Vedete come è molto lungo questo impianto, questo sarà un impianto da 20 mm, questo è un impianto da 13 e un impianto pterigoideo. Questo ci darà la stabilità per avere un'arcata fissa di denti. Andiamo a vedere un altro caso. Questo è un altro caso dove abbiamo una recessione importantissima d'osso. Vediamo che qui il seno mascellare come ha praticamente eroso tutta la parte ossea. Adesso vediamo effettivamente come abbiamo un'atrofia ossea veramente importante e quindi non abbiamo osseo né da questa zona né da questa zona. Abbiamo il seno mascellare molto ampio. E quindi anche il canino dove abbiamo una recessione importante e non abbiamo veramente spazio dove muoverci. Quindi cosa ho fatto? Ho lateralizzato, diciamo, la membrana del seno mascellare e ho inserito questo impianto inclinato nella zona laterale del naso. E quindi ho stabilizzato con tutti questi impianti. Questo è un impianto sul tuber. E andiamo a stabilizzare anche qui un'arcata completa. Andiamo a vedere poi a distanza di 3 anni come è stabile tutto il processo implantare. Vedete, si è riformato osseo all'intorno dell'impianto nasale. Questo è un impianto in più non caricato che ci dà la garanzia di un'eventuale possibilità di ampliare l'arcata. Quindi l'impianto nasale è assolutamente un impianto stabile, è un impianto sicuro, è un impianto che ci dà la possibilità di non fare degli innesti ossei aggiuntivi. Vi ringrazio dell'ascolto e ci vediamo al prossimo video per lo zigomatico.